evidenziare più che una prestazione di gioco, una prestazione atletica importante. Abbiamo svolto un lavoro particolare negli ultimi giorni di dicembre, proprio in prospettiva del nostro campionato che sicuramente non riniziava oggi ma inizierà da sabato prossimo. Abbiamo dato una dimostrazione di carattere. La gestione del gioco, per quel poco che si è visto le condizioni del campo, è stata sempre in mano al Tavagnacco, che avrebbe meritato anche un risultato sicuramente più rotondo. È chiaro che la nostra squadra è una squadra estremamente giovane e spesso paga delle inesperienze. Il calcio di rigore, giustissimo, decretato, nasce da una rimessa laterale battuta in maniera sbagliata da parte nostra. Per cui se questa squadra, anche non sotto la mia gestione, non ha i punti che merita, è proprio dovuta al fatto che è una questione caratteriale, di malizia, di esperienza, e spesso avevamo dei risultati in mano che ci sono sfuggiti per mille motivi. Però alla base, ecco, è una squadra che sta facendo per la prima volta la Serie A e sta pagando sulla sua pelle questi errori. Tavagnacco ha tenuto il pallino del gioco, credo, in una percentuale vicina al 95%. Oggi fare gioco era difficile, si doveva giocare sui rilanci, sulla possibilità di errori avversari. Noi siamo stati abbastanza organizzati, abbastanza bassi come linee di difesa. Sono contento perché dopo tante partite riusciamo a non prendere più di due gol. E niente, per cui è tutto in una prospettiva nostra, del nostro campionato, soprattutto le prossime sei partite. Non abbiamo avuto neanche la possibilità di battere un calcio d'angolo, credo che lo score sia vicino a 13-14-0 a favore del Tavagnacco, per cui noi magari, ecco, qualcosa stiamo studiando sui calci da fermo. L'occasione, diciamo, della Carissimi è stata una ripartenza con un tiro, perché il Carissimi sa tirare verso la porta, è stato molto bravo il portiere, per cui è stata forse l'unica vera opportunità offensiva della nostra partita. E la vittoria è arrivata, avevo previsto che questa partita non fosse facile proprio per le condizioni del campo, e in effetti nei primi 20-25 minuti abbiamo avuto anche questa problematica in cui noi siamo abituati a giocare con palla a terra, e si è visto in certi frangenti nei primo quarto d'ora e 20 minuti che cercavamo di giocare con palla a terra quando non è possibile, quindi poi dopo un po' l'abbiamo capito e abbiamo cominciato a cambiare mentalità, a cambiare tipo di giocata, e secondo me poi alla fine siamo risultato, mi sembra più che giusto, anzi mi sembra un pochino stretto. Tutte hanno fatto il loro dovere, anzi hanno dato l'anima per cercare il risultato, senza dimenticare le altre, direi la Bonetti, per quanto anche Evelyn Di Chiarello ha fatto molto bene a centrocampo, anche l'Alessia è stata da fare, quindi non si può prenderne una, diciamo così, e dargli il merito della vittoria, ma si prende l'intero gruppo, perché l'intero gruppo ha lottato, ha voluto la vittoria e l'ha centrata. Sì, beh, il campo era pesante, noi sapevamo che ovviamente il Tavagnacco è una grande squadra che gioca per lo scudetto, e quindi noi siamo venuti qua per fare la nostra partita, poi il campo possiamo dire che ha aiutato un po' noi, e niente, siamo contenti della prestazione. Beh, noi adesso, partendo dalla prossima partita contro il Firenze, dobbiamo iniziare a metterci sotto e fare punti per raggiungere il nostro obiettivo, che è la salvezza. Siamo una buona squadra, abbiamo iniziato un po' così così, sarà per il cambio di categoria, però piano piano ci riprendiamo. E sicuramente non abbiamo fatto il solito gioco, ma il campo non ce lo permetteva. E da Napoli abbiamo capito che non possiamo mai abbassare la concentrazione, perché altrimenti qualsiasi squadra ci può fare gol, quindi la concentrazione soprattutto in fase difensiva deve sempre essere alta. Oggi non abbiamo rischiato niente, a parte quel tiro che si è stampato sulla traversa, però il risultato penso sia corretto. È una partita importante perché iniziamo bene l'anno, non era facile, e adesso affrontiamo il Verona e andiamo a Verona con la consapevolezza che possiamo chiudere bene il girone di andata, ad eccezione della sfortunata partita con la Torres. Fino adesso non abbiamo avuto nessun tipo di problema, e quindi vogliamo proseguire su questa strada. Oggi non era una partita semplice per
soprattutto per il tempo, perché non si poteva giocare a palla bassa e l'unica cosa era lanciarla, alzarla e sperare insomma in un gol. È arrivato su un calcio di rigore, ma magari se giocavamo in un campo adeguato. No, sono molto contenta con la terza, adesso è il secondo anno e un attimino ci siamo capite sui movimenti e sulla difesa insomma, e quindi riusciamo a fare meno errori dell'anno scorso.